Vorrei fare un esempio di come si affronta un bullo, visto che avete sempre fatto un'iniziativa sul bullo, vi voglio fare un piccolo esempio di come si affronta un bullo, che poi ragazzi, ripeto, io bullo non lo chiamo, io uso la parola scema che è più adatta. Allora, vi serve un bullo. Prova. Allora, un video. Buonasera, buongiorno. Allora ragazzi, come ti chiami tu? Lorenzo. È passato da 3 giorni, quindi vuoi dire buonasera. Bravo. Allora ragazzi, abbiamo qui Lorenzo. Lorenzo cosa farà? Mi insulterà. Ok? Farà il culo con me. Ok? Vai Lorenzo. Puoi dici che tu vuoi tu. Ok. Fai finta che sono chiamato, chiamami gli attori. No, quello che vuoi, ok. Fai come se tu incontri qualcuno e lo vuoi prendere in giro. Oh, buh. Ok, attenzione, però si ritmo, non sentite la risposta mia, facciamola di nuovo, va. Oh, buh. Poi hai ragione, che pazza ci fa te, mamma mia, vuoi ritmo, veramente, se mi vedo, se mi vedo, qualche smetti scuro. Ma tu come fai a stare così in forma invece? Non immagino, sai. Ci fa pure la prossima, è un fisico proprio statuato. Grazie. Ok, non è, sfrutto come una banana cosa. Ma fa da fame ogni tanto, eppure. Che dici, ma è sta fame? Cosa che mi faccio? Ma sai qual è il problema? Il problema è che quando mi faccio tanto, parlo proprio vicino, la roba parla, la roba visto che la gente è avanti, parlo bene. E paragono il tuo corpo se mi faccio la pazza. Capito, c'è una fame. Posso fare una domanda? Chi è un barbiere tu? Io non lo faccio. Ci vediamo ragazzi oggi, però. Allora, ragazzi, adesso noi invece ne facciamo un'altra, perché quella classica quando vanno a pezzo fuoco è quella che quando uno viene e dice ma stai guardando? Ragazzi, una volta, vi giuro, mi capito veramente, io stavo nel pullman, stavo guardando tanto da parte, bella e buona, si avvicina uno e fa ma stai guardando? Mi ci leva e dice oh mamma mia, tengo sto strabismo. Mi uscì spontaneo perché per chi diceva così ma si sistema la massa guardare tu. Allora vai, dici massa guardare. Oh, fra massa guardare. No, guarda, mi dispiace se l'hai pensato, in realtà stavo guardando quella cosa dietro di te, però qua sì c'è una cosa. Guardi, non va bene troppo bene. Dici che stai scrittendo? Stai scrittendo. Ma perché pensi che ha dei capelli brutti? Pensi che ha dei capelli brutti? Ok, Lorenzo, grazie, facciamo dire anche un altro, grazie che mi hai fatto la gara. Ragazzi, un altro, dai, un altro non lo vuole a fare, vai. Allora, come ti chiami? Vai, ecco, offendimi. Cerca di fare un'offesa diversa da lui, così da un altro ascolto. Aspetta, ripeti ancora che stanno parlando. Hai ragione, l'ultima volta sto facendo un sacco di scena. Mamma mia, non sta la domanda. Ad esempio, così uno può, no? Ma come fai a essere così? Cioè, dammi un consiglio, no? Come posso fare per non essere uno scemo, per non sembrare uno scemo? Che secondo me ce l'ho fatta? Dimmi tu, che uno si assomiglia a te, non si assomiglia a te. Allora, è per l'ultimo che fa la chiave che siamo attivi da compagnello, ok? Allora ragazzi, perché vi volevo, grazie mille Antonio, perché vi volevo far vedere queste che possono sembrare gente? Però attenzione, in realtà in nessun caso io ho reagito, ragazzi, perché voi potete reagire con l'arma dell'intelligenza. In nessun caso io mi sono offeso, nel senso quando letto come si brutta, io non ho detto hai ragione su brutta, io dico hai ragione, mi sto trascurando l'uomo, là non ti viene più, se tu assorbi il colpo l'altro si blocca. Avete visto quando il primo ragazzo addirittura grazie, ragazzi, lei è finito tutto coso, quando il culo mi ringrazia è finito tutto, perché se lui ti dice ma che stai guardando e tu dici oh stai guardando, non lo capite troppo bene, se lui ti risponde ma stai sfruttendo, ragazzi, basta dire perché pensi che non so bene, capito tu? Se lui dice sì hai tirato i capelli brutti.
Quindi praticamente voi dovete usare l'intelligenza, ragazzi, dovete assorbire il colpo e siate autoironici. Avete visto quante battute faccio io sul mio peso perché sono leggermente sovrappeso? Avete visto? Ragazzi, che dovete fare? Io devo buttare una cinquantina di legge giù, e perdo 7-8 anni e perdo. Allora, avete visto quante battute faccio io? Ragazzi, se io vengo da voi e mi prendo in giro da solo, secondo voi a qualcuno verrebbe voglia di sfottermi sapendo che sono prima che si sfotto su questo? No. È un'altra cosa vi dico, ragazzi, sapete chi è il mio migliore amico da oltre 25 anni? No, da oltre 25 anni, da 24 anni. Un bullo. Era un ragazzo che ho conosciuto che in mezzo alla strada mi sfruttava sempre quando passava. Io ero un ragazzino, a un certo punto mi è venuto, mi sono fermato, ci ho fatto una passichetta e mi ha detto, ma perché fa così? Io non ci fa dire, manca di croce. Ragazzi, iniziando a parlare, siamo diventati migliori amici. Questo perché ve lo dico? Perché a volte un bullo è anche una persona che non ha trovato ancora il metodo per comunicare con gli altri. Aiutarlo, cercare una forma di comunicazione con quella persona può avere addirittura un vantaggio. Voi un bullo lo potete addirittura aiutare a diventare una persona sketch, da scemo passa sketch. Perché si può fare, eh? Si può fare. Allora ragazzi, questo ci tenevo tanto a dirvi. Avete visto che ho mostrato un po' di sistemi su come demonizzare i bulli, ok? Usateli, non c'è bisogno di arrivare alla violenza o all'offesa, ragazzi, tenete a capo, usate la testa. La vostra arma deve essere il cervello. Utilizzatelo e ricordatevi che quando offendete, questo mi riferisco a chi magari in passato ha fatto delle offese a qualcuno, ragazzi, ci sono delle offese che su alcune persone restano per tutta la vita. Voi non potete immaginare il male che a volte potete fare inconsciamente, perché io lo so che a volte non pensiamo al male che facciamo, ma offendere una persona ripetutamente può devastarla quella persona. Quindi cercate di essere persone intelligenti, prendetevi in gioco di voi stessi e non degli altri. Così facendo non ci saranno più bulli, che vi ripeto, bulli che significa? Scemi. Ragazzi, io vi ringrazio veramente di cuore. Domani